Il mistero vi attende qui su UFO News GL e come sempre a noi non piace farlo aspettare troppo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento all'insegna degli UFO. Oggi siamo qui e partiamo, anche se dovremmo dire rientriamo in Messico. Infatti l'evento di cui vedremo il filmato è un evento che si è svolto all'International Mexicali Airport, uno dei più grossi aeroporti internazionali messicani, che si trova nella parte nord della California dello stesso stato, quasi al confine con gli Stati Uniti. Un luogo dove nei decenni ci sono stati tantissimi avvistamenti UFO. Uno forse tra i più importanti documentati nella storia, addirittura, che vide l'alzarsi dei caccia militari per tentare di intercettare l'oggetto e che tutta la vicenda fu seguita e forse addirittura in qualche modo vi parteciparono anche le forze aeree statunitensi. Infatti, da dicerie ovviamente mai confermate, persino l'USAF fece alzare in volo i suoi caccia nel tentativo di intercettare quell'oggetto misterioso dietro cui stavano correndo i caccia messicani. Gira voce che anche in questo caso forse dei caccia messicani si sarebbero alzati in volo, ma non c'è nessuna conferma di queste dicerie, almeno non che collegano direttamente i due eventi. Siamo quindi nel 14 di giugno del 2024. L'avvistamento è avvenuto da poco ed è avvenuto in una circostanza a dir poco strana. Infatti la protagonista di questo evento, che è Anghena Shernandez, il 14 giugno si sta per imbarcare nell'aereo che la riporterà a casa, sempre in Messico, quando improvvisamente si accorge che sopra l'aeroporto, per non dire sopra l'aereo, ovviamente è dietro l'aereo ma sembra sopra di esso, c'è un oggetto, probabilmente sferico, ovoidale o discoidale, che emana una luce intensissima, brillante e che sembra roteare su se stesso. Ed è proprio questa rotazione dell'oggetto che impedisce di comprendere la forma esatta, ma solo di trarre delle possibili, plausibili supposizioni riguardo appunto alla sua forma. Molto più probabilmente si tratta di un oggetto sferico che durante la velocissima rotazione e per via della luminosità si espande almeno visivamente, ma potrebbe anche essere l'esatto contrario, cioè che si tratti di una sorta di disco volante luminoso il quale nella sua rotazione produce un campo energetico che amplia in qualche modo anche la sua abbagliante luminosità, impedendone appunto la corretta visuale. Vi lascio al video, ci vediamo tra qualche istante per le conclusioni. Prima di discutere e trarre qualche conclusione su quello che è l'avvistamento UFO in oggetto, vi ricordo che se vi è piaciuto il video è importante mettere il vostro like e naturalmente iscrivervi al canale e attivare il campanello se volete ricevere le notifiche ad ogni nuova uscita.
Vi ricordo che potete seguirmi anche sul mio sito internet www.statodiemergenza.com, UFO e misteri dal mondo, dove trovate i miei articoli, i miei approfondimenti e naturalmente le mie ricerche. Ovviamente vi ricordo, cosa importantissima, che potete segnalarmi i vostri avvistamenti UFO, eventi paranormali, misterici e quant'altro a ufo-avvistamenti@virgilio.it, inviandomi gli originali direttamente dal dispositivo, naturalmente con i dati e ovviamente con l'autorizzazione eventuale alla pubblicazione. E bando alle ciance, siamo qui naturalmente per le conclusioni su questo che è il video che abbiamo visto. Direi che l'osservazione del video stesso ci dà delle risposte, infatti si può escludere a priori che si tratti di un aereo, di un elicottero o un drone. Naturalmente sopra l'aeroporto qualunque persona sarebbe nelle condizioni di riconoscere un aereo in fase di atterraggio con il suo faro eccetera, soprattutto le persone abituate a viaggiare in aereo o che vivono in zone dove gli aerei vengono visti principalmente atterrare. In ogni caso la sua luce è eccessiva, la fermezza nell'aria non è quella che si ha apparentemente con un aereo in fase di avvicinamento. Inoltre non ci sono le luci di posizione delle ali lampeggianti rosse e verdi. Nessuna delle caratteristiche quindi di un aereo, di un elicottero o di un drone sono presenti. Anche le dimensioni probabili sono più grandi di qualsiasi elicottero, di qualsiasi drone e probabilmente sono vicine a quelle di un aereo di linea, incluso le ali. Siamo davanti ad un evento che poi non è così raro come possa sembrare. Vi ricordo l'anno scorso, per esempio, c'è stato il famosissimo caso dell'India, di cui vi metto ovviamente qui sopra il link cliccabile se ve lo siete perso. E naturalmente cosa importante di avvistamenti sopra gli aeroporti o fatti dai piloti ce ne sono davvero tantissimi. Se siete curiosi, quindi vi chiedo, vi spingo ad andarvi ad ascoltare i video con le registrazioni delle torri di controllo che ho pubblicato pochi mesi fa, oltre alla miriade di avvistamenti UFO che sono presenti su questo canale e sicuramente qualcuno ve lo siete anche perso. E in alcuni casi alcuni di questi video sono stati fatti proprio su aeroporti o da piloti dell'aeronautica civile o da piloti dell'aeronautica militare. Quindi, per quanto sia una cosa interessante, importante, quasi straordinaria da un punto di vista della visibilità dell'oggetto, in realtà non è un evento così straordinario da un punto di vista del quanto succede. Non dimentichiamo che ci sono stati avvistamenti anche su aeroporti del Nord America, altri aeroporti del Sud America, del Giappone, della Russia, dell'Europa, della Cina persino, che è quella che più di tutti tiene a mantenere il segreto. C'è quindi un particolare forse interesse da parte di coloro che stanno all'interno di questi oggetti volanti di controllare e spiare tutto quello che è il movimento sopra gli aeroporti civili, militari, le basi missilistiche, lo sviluppo dei prototipi, nuove tecnologie, nuovi armamenti e gli scenari di guerra. Magari parleremo in una live nel futuro, non vi so dire ancora quando, proprio di questo argomento che ritengo sia forse uno dei più importanti e fondamentali che ci sono in questo momento di disclosure, in questo momento di rischi di guerra. Prima di arrivare alla conclusione vi chiedo ancora un attimo di pazienza e di rimanere con me fino alla fine per i video consigliati. Importante, non meno delle altre cose, infatti, è sostenere questo canale se vi piace, se vi interessano gli argomenti, eccetera, e avete tre modi per farlo: con i super grazie nei singoli video, con le tre tipologie di abbonamento fascia differente sia di costo che ovviamente di qualità, e naturalmente per chi è appassionato di fantascienza con l'acquisto del mio romanzo Cronache dallo spazio, Marte, il pianeta degli antenati. E qualora fosse interessati a sapere maggiori informazioni, non esitate a lasciarmi un commento,
a chiedermelo, eccetera. Idem, se avete domande su questo video, lasciatemi un commento e ovviamente, come è mia abitudine, stare in chiusura, in attenzione, perché la vostra attenzione sempre di osservare tutto quello che vi sta intorno, cogliere l'attimo e soprattutto osservare il cielo, occhi al cielo. In un periodo di disclosure e di aumento esponenziale di avvistamenti UFO, e magari riuscirete a vedere qualcosa anche voi. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.